Oggi prepariamo insieme una buonissima pizza con i fiori di zucca. Scrocchiarella, scrocchiarella come piace a noi. Ecco a voi la ricetta. Oggi con questo favoloso bouquet appena raccolto andiamo a preparare una buonissima pizza con i fiori di zucca. Per la nostra pizza con i fiori di zucca abbiamo bisogno di 20-25 fiori di zucca freschi che andiamo a pulire in questa maniera. Andiamo a togliere questa parte inferiore e andiamo a eliminare anche il pistillo. Ecco qua. E poi andiamo a sciacquarli delicatissimamente sotto l'acqua, proprio in maniera molto molto delicata. Quindi prendiamo qui, prendiamo qua, li stacchiamo, vedete, proprio in maniera delicatissima, lasciandoli interi, e il pistillo va via. Eccolo qua. E continuiamo con tutti i nostri fiori. Una volta che li ho privati tutti della parte inferiore del pistillo, li vado a lavare, poi li lascio nello scolapasta e intanto mi preparo la mia pizza. Ho lavato i fiori di zucca, l'ho lasciati scolare, ho acceso il forno a 180 gradi così intanto si scalda, ho messo in una ciotola 250 grammi di farina, vado a mettere un pizzico di sale, circa 2-3 grammi, poi vado a prendere la mia forchettina, la bustina di lievito istantaneo. Questa è una pizza molto sciù e sciù e veloce veloce. Vado a metterlo all'interno della farina. Vado a mescolare la parte delle farine. Questa è una pizza che se mi viene voglia di pizza la posso fare veramente in 5 minuti. È leggerissima perché come vedrete andiamo ad usare pochissimi grassi. Allora, andiamo a mettere olio extravergine d'oliva. Per 250 grammi ne andiamo a mettere 20 grammi. Poi andiamo a mettere l'acqua a temperatura ambiente. Allora, dipende molto dalla farina, però diciamo che in linea di massima sono, come dicevo, ci vanno circa 300 grammi di acqua. Perfetto, deve essere morbidosa. In base alla farina che andiamo ad utilizzare ce ne vorrà un pochino di più o un pochino di meno, però la consistenza è più o meno questa, una pastella molto molto consistente, ecco. Mescoliamo bene, non ci devono essere grumi. Poi prendiamo una teglia 32x22, deve essere sottile. Prendiamo la teglia e andiamo a metterla. Se è antiaderente non ci mettete nulla, se no ci andate a mettere un goccino d'olio o ancora meglio la carta forno. Mettiamo tutto l'impasto all'interno della nostra teglia. A questo punto stendiamo, verrà una pizzetta abbastanza sottile, deve venire, eh? È croccantina. E vado a prendere i fiori di zucca. Inizio a mettere i miei fiori di zucca in questa maniera. Li schiaccetto un pochettino, eccoli qua, e vado a fare tutta la mia pizzetta. È una pizza che piace pure ai bimbi. E continuo con tutto. Fatto questo, vado a mettere le alicette. Le spezzetto qua e là. E sentite che ve magnate con questa, eh? Facile facile, pure veloce, perché tornate a casa, ci avete una ventina di fiori di zucca o ve le andate a comprare e in un batter d'occhio fate la cena. E siamo pronti per infornare 25-30 minuti a seconda dei forni.
Il mio ci vogliono 30 minuti. Controllate quando è dorata sotto, è ben dorata sotto, è pronta. Io alla fine ci ho messo 15 fiori di zucca. Ecco, guardate che bella, proprio bellissima. Ecco qua il risultato finale della nostra super pizza, buonissima. Guardate un po' che meraviglia, bella scrocchiarella come piace a noi. È pronta in 5 minuti, veramente andrà a ruba. Va bene anche per delle merende, per degli snack, degli aperitivi, degli apericena, insomma, sbizzarritevi. Se la ricetta vi è piaciuta lasciateci un like, se vi fa piacere un commento. Se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale cliccando sulla campanella per non perdere i prossimi video. Ci trovate anche su Instagram sempre con il nome A Casa di Apicio. Buon appetito e con questo è il piatto. È pulitissimo. Ciao ciao!